Vasta operazione congiunta delle forze dell'ordine a Borgo Stazione e zone limitrofe, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di spaccio. Intorno alle 17 polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno cinto d'assedio la zona di via Roma, via l'Europa Unita e via Leopardi e strade limitrofe, fermando e controllando tutti. L'attività parte dalla famosa operazione Magnolia, condotta dal personale della Polizia di Stato della Questura di Udine. Alle operazioni di controllo del territorio hanno partecipato, oltre alle unità di pronto impiego della Polizia e dei Carabinieri, anche le pattuglie della Guardia di Finanza della Polizia Locale, nonché personale specializzato delle unità cinofili dei Carabinieri, per un totale di quasi 100 operatori di polizia. In campo anche personale dei NAS e NIL, Nucleo Ispettorato del Lavoro. Tante le persone fermate e identificate tra i complimenti dei commercianti della zona, rinvenute nel corso dei controlli quantitativi di hashish e polvere bianca. L'operazione si colloca nell'ordinaria attività di controllo del territorio che le forze di polizia di Udine normalmente attuano nella zona, prendendo spunto anche da segnalazioni da parte dei cittadini riguardo attività di spaccio e degrado sociale in diversi punti del centro urbano di Udine.